solidarietà, perché sono giorni difficili, molto difficili per il Movimento 5 Stelle. Alla Camera 21 deputati hanno ricevuto la lettera di espulsione dal gruppo, che tra l'altro si sommano ai 22 di Palazzo Madama. La base grillina è in subbuglio perché ci sono richieste di riammissione, c'è persino l'ipotesi della scissione. Ecco, allora, questa base grillina, che sembra non avere spazio, ne ha trovato uno invece qui da noi, a quelli che è il calcio. Allora, colleghiamoci, vediamo se c'è con la base grillina. Ecco, per essere la base è la base. Sì, è la base grillina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, senta, come l'avete passata quest'altra settimana voi base? Guardi, noi base c'è tanta confusione. Sì, mi immagino. Tutte queste defezioni che fanno confusione dei cittadini portavoce. Gli onorevoli. No, onorevoli no, perché sono termini che usava la vecchia politica degli inciucci. Quindi compromessi, si chiamano compromessi. Sì, ma chiamiamole compromessi, sì, che sono totalmente fuori dalla nostra linea di governo, che è proprio tutt'altra diversa. Però mi permetto di dire che voi avete fatto il compromesso più grande di tutti, siete al governo con Berlusconi in questo momento. È rimasto male, eh? Tutto bene, signor Base, non so come chiamarlo. No, allora, dello psiconano non possiamo parlare. Sì, però la situazione è grave non per colpa nostra, ma per colpa di Renzi. È sicuro. Perché noi eravamo perfetti, la situazione economica era floridissima, il paese era stupendo, il Covid non sapevamo neanche cosa fosse. Anzi, c'era gente, tutto il mondo, che diceva: "Mio, in Italia quando sono bravi, bravi, bravi". Avevamo il presidente Conte, che pace all'anima sua, era una cosa straordinaria, come un uomo, proprio come uomo umano, il presidente Conte, che è andato via. Hanno fatto tutti gli applausi al presidente Conte, che non si era mai vista una cosa del genere, di gente che fa gli applausi al presidente Conte. È una cosa veramente meravigliosa. Il presidente Conte è un uomo straordinario, una brava persona. E poi è arrivato l'ebetino di Rignano e ha spaccato tutto. Sì, però non è andata proprio così. Le ricordo anche che Renzi ora è un vostro alleato di governo. No. È accusato di nuovo, Sì, è un alleato. Sì, sì, è un alleato di governo, però noi abbiamo detto un sì, sì. Abbiamo detto sì, un sì vigile guardingo. Che sarebbe? Vigile. Che diamo la fiducia, ma stiamo in guardia, appena Draghi fa qualcosa che non ci piace. Voi cosa fate? E niente, stiamo in guardia e... Sì, ma poi? È una minchia, che dobbiamo fare? Siamo lì. Ma scusi, ma Rousseau? Ecco, la piattaforma Rousseau. Piattaforma Rousseau, noi base grillina, la stiamo usando come uno strumento utilissimo di democrazia diretta. Bene, cosa ci fate? Dei tornei di burraco al pomeriggio. E alla sera c'è il torneo Indovina l'Espulso. Tu tiri giù tutta la faccia dell'Espulso, quello con i baffi, tiro giù. E poi indovina l'Espulso, l'ultimo. E se ti rimane l'ultimo espulso, sì, però questo è il momento di stare uniti per noi del movimento. Mi faccia fare un appello, amici cittadini, attivisti, portavoce, non decidete se stare con Di Battista o con Di Maio, ma pensate alle idee del movimento. Sì, però mi scusi, è tutto bellissimo, però Di Battista e Di Maio dicono due cose opposte. Di quali idee parla lei? Perché voi della base al governo con Berlusconi ci volete andare o no? Signora, ma sembra di essere su un tagadà. Sembra di essere su tagadà. Oggi ci vogliamo andare, e però non ci andiamo. Magari domani non ci vogliamo andare, però ci andiamo lo stesso. Mi capisce? Abbiamo creduto a tutti, signora. Abbiamo creduto a Grillo, abbiamo creduto a De Maio, abbiamo creduto a Dibba, e adesso siamo in quella posizione, signora, in cui bisogna stare fermi e respirare profondamente. Stando belli fermi, capito? Che se vi muovete? Se ci muoviamo entra più a fondo il dissenso, mi capisce? Il dissenso. No, non capisco. Fa molto male il dissenso. Non capisco, è chiaro. Bisogna respirare, capito, signora? Grazie, chiudiamo il collegamento con la base grillina, pubblicità, noi ci vediamo tra pochissimo qui, quelli che è il calcio, chiudete.